Comodi un attimo qua, lei è osservato speciale, lei è osservato speciale. Lei è osservato speciale, lei è osservatrice speciale. Lei è super osservato speciale, lei è rasta. Sono guaiato. Prego, accomodatevi, cercheremo di fare due chiacchiere. Vi sparpagliate, vi sparpagliate, sparpagliate. Allora, intanto cominciamo con questo giovanotto. Sono 10 anni che il gruppo, proprio in questi giorni, diciamo ottobre, però in questi giorni, raggiunge i 10 anni, ecco, pensavate di farcela? A dire la verità no, cioè, c'erano un po' di ostacoli, tipo decine di processi, Alleanza Nazionale che fa un'interrogazione parlamentare, ogni cosa che facciamo, cioè proprio interrogano sempre questo Parlamento. Che... Sono molto curiosi. Alla fine ci siamo, insomma, va pure abbastanza in carne. Quindi... Sì, noi eravamo molto preoccupati per i vostri testi. Pino Daniele aveva detto, dichiarato qualche giorno fa, che non sarebbe venuto a San Giovanni per cantare Biancaneve e i Sette Nani. Ti ringrazio, anche perché evidentemente era anche un riferimento al direttore artistico. Mi sembra giusto, no? No, giustissimo. Chi è lo scarafone oggi della politica? Proprio lo scarafone, quello lì, proprio scarafone. No, ce n'è uno, non so se lo puoi dire solo qualche iniziale. Uno ce n'è. Facciamo un identikit senza dirlo, perché non possiamo dirlo. C'ha gli occhiali. C'ha l'accento nordico. Ti è arrivata la querela di Sanremo da Umberto Bossi? Sì, no, ma io non ho fatto niente di male, io ho solamente ricordato delle cose che già si sapevano. Sì. Tu pensi che Umberto Bossi possa comprare i tuoi dischi? Non lo so, forse glielo possiamo mandare un disco, giusto? Però ti ricordo che Umberto Bossi è venuto a fare campagna elettorale a Napoli. Non lo so se ritorna, però. Ho capito. Se... una battuta molto bella che hanno fatto in televisione, la devo rubare. Hanno detto, vedi Napoli e poi muori. Senti, si può avere successo e rimanere se stessi? Entriamo un po' nel contenuto. Diventiamo cazzimme. Non lo so, perché noi stiamo emergendo da 10 anni, non abbiamo ancora avuto successo. Quando poi avremo successo ti vengo a dire se si può rimanere se. Per ora siamo ancora noi stessi, perché emergendo si rimane se stessi. Ho capito. Ecco, tu hai parlato io di... Io sono chitarrista in prova, cioè ho provato con loro oggi, se vado bene mi fanno suonare anche negli altri concerti, se no non... Sono in prova. Io sei in prova, sei un ragazzo in erba. Sì, dice che non ha ancora passato il provino. L'Africa, tu dici che è la madre di tutta la musica. Globalizzazione la tua? Sì, anche voglia di tolleranza, di essere molto tolleranti con i nostri fratelli africani, soprattutto quelli che vivono nel nostro paese. Ho sbagliato? No, hai detto benissimo. No, ti stavo guardando, cercavo di, come dire, di... La maglietta con lo scarafone, cioè, vedi? Ah, c'è lo scarafone. Un po' sono scarafone anch'io. Ecco, tu torni al 1° maggio da diverse stagioni. Ecco, che effetto ti fa un pubblico come questo? Un pubblico che peraltro non è pagante. C'è una differenza tra un pubblico pagante e un pubblico gratuito, perché noi ogni anno dobbiamo dire, sì, eravamo 500.000, 600.000, quest'anno forse 800.000, spero che le indicazioni anche di Rete 4 siano come le nostre, però non pagano. C'è una differenza tra chi paga e chi non paga? Ma a parte questo, è un appuntamento particolare, diciamo che è una manifestazione molto particolare, anche musicalmente molto particolare. Devo dire, io ne ho visti quasi 11 di 1° maggio. Sono stati 11, Pino? 11, sì. Infatti ho cominciato presto. E devo dire che ogni anno ha sempre avuto una c'è stata sempre una grande energia, una grande partecipazione di pubblico, e ho visto due generazioni che poi hanno mantenuto questo appuntamento, quindi onestamente devo dire che è un appuntamento importante. Un'ultima domanda, la musica può fare più male di una bomba Molotov? Pare di sì. E su queste parole possiamo mandare la pubblicità. Ci vediamo con Piero Pelù tra pochi minuti. Stay with us, solo inglese.